Buongiorno a tutti cari amici di Vinomania. Molti tra voi saranno contenti di conoscere le mie impressioni riguardo il binocolo gigante Oberwerk BT127XLSD che ho ricevuto in visione circa un mese e mezzo fa da Oberwerk Europe. È un binocolo che, come presagibile, è composto da due tripletti apocromatici da 127 mm di diametro con vetro FCD100 FK61. Costa 4.699 euro, mentre la forcella ne costa 419 e il treppiede 299, e beneficia di 3 anni di garanzia. Io l'ho provato nell'uso astronomico e nell'uso diurno, ve ne parlerò approfonditamente dopo la consueta sigla, ma prima di iniziare mi piacerebbe se vi iscriveste al mio canale per rimanere sempre aggiornati. Vi basta premere qui in basso. A tra poco. Se si eccettua il Fujinon 25x150 e qualche binoscopio, questo è il binocolo con ottiche di alta qualità più grande che io abbia mai provato. Ho infatti posseduto per qualche anno il binocolo Vixen BT126, che però era un acromatico, e ho testato il 120 dell'APM. E anni fa provai anche un GHT da 120 mm di diametro. La novità introdotta da Oberwerk è l'interessante tripletto composto da un elemento in vetro FCD100 che ha una dispersione prossima alla fluorite. Capirete quindi che le aspettative erano molto alte, soprattutto per l'utilizzo a ingrandimenti superiori ai 50 A. Oberwerk Europe infatti ne garantisce la collimazione sino a 93 ingrandimenti. Come vedete, questo gigantesco binocolo possiede un'elegantissima livrea bianca che è molto apprezzata dagli appassionati di astronomia. Lo scafo è in lega di magnesio e la mia bilancia elettronica ha rilevato un peso, senza ovviamente i tappi e gli oculari, pari a 11 kg e 180 grammi, che sono distribuiti su circa 60 cm di lunghezza. La vernice è spessa, le rifiniture rosse anodizzate riprendono il colore della coppia di oculari in dotazione, che forniscono 46 ingrandimenti. È presente, come in tutte le serie BT, una maniglia con passo Picatinny per consentirne l'utilizzo di innumerevoli accessori. La filettatura posteriore inoltre da 3 ottavi e un quarto per il collegamento alle pesanti teste video, ma soprattutto la forcella, che è stata costruita specificatamente da Oberwerk per reggere questo binocolo. I paraluce sono retrattili, i copri obiettivi sono metallici e si avvitano alla filettatura. L'interno mi pare anche ben opacizzato. Ottima la valigia in dotazione, un vero e proprio trolley dotato di 2 ruote ed è anche molto robusto, con chiusure e rifiniture di alta qualità e con serrature di sicurezza. Penso che acquistandolo separatamente avremmo dovuto sborsare qualche centinaio di euro. La messa a fuoco è singola su ogni oculare. Ho calcolato una distanza minima di messa a fuoco di poco inferiore ai 25 metri. Il sistema di blocco degli oculari è il solito proposto da Oberwerk, con un anello interno che si va a stringere sul barilotto degli oculari e che predilige l'uso degli oculari con barilotto liscio come quelli proposti di serie. Vorrei ora parlarvi degli obiettivi. Come spero ricorderete, l'Oberwerk 100SD è composto da un doppietto con un elemento in vetro FCD100 che, come vi ho già anticipato, è quasi paragonabile alla fluorite o al vetro FLP53 e risulta migliore rispetto all'FK61. In questo caso invece abbiamo un tripletto che è composto da entrambi i vetri. Luminosità a parte, dato che non ho potuto compararlo con i doppietti da 120 mm di diametro, ha dimostrato un eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica, un ottimo contrasto e una nitidezza elevata e un colore abbastanza neutro, senza tonalità evidenti. Insomma, avrete compreso che otticamente è ben superiore ad esempio ai recenti binocoloni da 120 mm che sono spesso definiti con l'acronimo HD. Come risaputo, tutta la serie BT consente l'utilizzo di oculari astronomici. In questo caso, come vi ho anticipato, è presente una coppia di oculari da 14 mm di diametro
che forniscono 46 ingrandimenti e 70 gradi di campo apparente. Sono inoltre disponibili altre due coppie di oculari in grado di offrire 30x, che sono preferibili nell'utilizzo diurno, e 93 ingrandimenti. Consiglio vivamente l'utilizzo di questi oculari, non tanto per le loro prestazioni globali, ma perché hanno un barilotto liscio che evita le classiche scollimazioni che potrebbero presentarsi facendo invece uso di oculari astronomici con barilotto scanalato. La distanza interpupillare minima che ho misurato in questo esemplare è di 62 mm, mentre la distanza di 65 mm, quella tra gli oculari, è di circa 14 mm. I prismi sono giganteschi e anche a bassi ingrandimenti non ho notato apprezzabili vignettature e la pupilla di uscita si è rilevata perfettamente circolare. I trattamenti antiriflesso sono presenti su ogni superficie ottica e sono molto performanti e il contrasto infatti è decisamente alto. Per quello che riguarda invece l'aberrazione cromatica, penso ci sia poco da dire, lascio parlare le immagini. Ha un ottimo contenimento del cromatismo residuo. A qualche amico ho anticipato che mi sembrava un Kowa Highlander alla fluorite da 127 mm di diametro. Si palesa lievemente in alcune pessime condizioni di illuminazione, ma anche la resa ad alti ingrandimenti sulla Luna, in base al suo rapporto focale, è eccellente. Come potete presagire, la curvatura di campo dipende anche dagli oculari utilizzati. Riferendomi a quelli di serie, vi posso confermare che il binocolo fornisce un'immagine quasi piatta sino al bordo del campo. Anche la distorsione angolare è minima, mentre nell'uso astronomico, sempre con gli oculari di serie, la puntiformità stellare è ottima sino a quasi al bordo esterno del campo. Devo dire quindi che gli oculari di serie assolvono alla perfezione il loro compito. Ovviamente oculari di qualità superiore miglioreranno leggermente le prestazioni di questo gigantesco binocolo. Ora vorrei parlarvi delle mie impressioni d'uso e penso che questa parte per molti di voi sarà la più interessante. Inizio con il sintetizzarvi cosa si era prefissato Kevin Buzarov con questo progetto, dato che ho avuto il piacere oltretutto di discuterne personalmente. In primis voleva creare una via di mezzo tra un 120 mm e un binocolo da 150. Come sapete, i 150 mm attualmente presenti sul mercato sono decisamente costosi e questo, pur essendo un tripletto, l'ho sempre montato da solo, come avete visto nelle brevi clip, a volte anche con una sola mano, grazie alla forcella dedicata. L'unico fattore da considerare che ho imparato dopo qualche ora di utilizzo è che per percepire il giusto posizionamento sulla filettatura occorre spostare la piastra circa un millimetro dalla base forcella, sentire i pin che si inseriscono nei fori e poi avvitare semplicemente la manopola. Le prime volte ammetto di aver avuto un po' di difficoltà, di aver pensato all'utilizzo di un morsetto tipo quello per le montature astronomiche. La forcella in ogni caso mi è sembrato il giusto compromesso tra la produzione di serie, l'abbattimento dei costi e la robustezza. A 50x l'assestamento delle vibrazioni focheggiando è quasi immediato. Occorre attendere un paio di secondi quando si osserva ovviamente a oltre 100 ingrandimenti. Penso che la situazione potrebbe migliorare proprio inserendo un morsetto e utilizzando una comune barra Vixen, ad esempio, per bilanciare meglio lo strumento, che di serie è molto sbilanciato verso i pesanti tripletti, come potete vedere. Il treppiede in legno inoltre svolge il suo lavoro, oltre a mostrare anche delle finiture di buona qualità. Personalmente l'ho lasciato spesso montato sul treppiede per vari giorni e questo sostegno devo dire che non ha mai mostrato segni di cedimento. Kevin Buzarov inoltre voleva proporre un binocolo che avesse un'eccellente qualità ottica in proporzione al suo rapporto focale, ovviamente, perché questo è un F5 e credo onestamente che ci sia riuscito. Per quanto riguarda invece le osservazioni diurne e turbolenza a parte, il potere risolutivo del BT127 è elevatissimo. Sono riuscito a osservare talvolta, in rare occasioni, anche a 100x, soprattutto all'alba poco prima del crepuscolo, percependo dei dettagli invisibili al classico binocolo da 100 mm, che però continuo a consigliare sempre per chi ambisse a una maggior trasportabilità, maneggevolezza e un intenso utilizzo ad esempio diurno. Nell'uso astronomico sono rimasto stupefatto. Credo fortemente che anche gli appassionati che non potranno permetterselo dovrebbero guardare almeno una volta la nebulosa di Orione o la galassia di Andromeda con questo binocolo. Il diametro c'è e si sente, forse anche grazie alle ottiche di alta qualità.
Psicologicamente, infatti, mi è parso di avere una marcia in più rispetto alle osservazioni effettuate all'epoca con il Vixen BT 126 o con l'Ibis 120 HD. Almeno a memoria mi è parso di vedere più nettamente gli oggetti del cielo profondo, grazie anche all'ottimo contrasto che stacca proprio dal fondo cielo oggetti evanescenti tipo la nebulosa del granchio M1. Per alcuni versi potrebbe essere uno strumento definitivo che ingloba la potenza di un telescopio e la comodità di gestione di un binocolo, due caratteristiche oltretutto incentivate dalla visione binoculare. Qui presso la località Sette Termini, che a circa 1000 metri di altezza, ha dato il meglio di sé, soprattutto rispetto alle osservazioni effettuate dal giardino di casa. In ogni caso è un binocolo, se possibile, da sfruttare in alta montagna. In ogni caso, anche da casa ho apprezzato varie galassie nell'Orsa Maggiore, nettamente visibili rispetto alle classiche osservazioni effettuate con i binocoli da 100 mm. Mi riferisco soprattutto ad esempio a M51, che mostrava non un accenno dei bracci ma un'evidente presenza dei bracci. Insomma, nelle osservazioni del cielo profondo a medio-bassi ingrandimenti la differenza con un binocolo da 100 mm si nota e come. Più che altro nella percezione di galassie nebulose. Molti lettori, quando hanno saputo che ero in possesso di un esemplare di BT 127, mi hanno chiesto di provarlo sulla Luna e sui pianeti. Anch'io, in tutta onestà, ero molto curioso di approntare questo genere di osservazioni, soprattutto per verificare il reale contenimento di questo tripletto che, seppur eccellente a livello di composizione dei vetri, pur sempre aperto a circa F5. Devo confermare che osservare la Luna 100x con questo binocolo è molto appagante. Rispetto a un classico binocolo definito HD o un semplice acromatico, non si nota aberrazione cromatica. E quando alcuni ED APO ne mostrano un accenno sui picchi lunari e bordi dei crateri più luminosi, nel BT 127 è praticamente assente e si palesa soltanto come un lievissimo alone blu-verde intorno al bordo della Luna piena. Ovviamente non ha la nitidezza di un costosissimo rifrattore apocromatico da 150-170 mm dotato di visore binoculare, ma devo ammettere che la sua resa è più da binoscopio che da classico binocolo. Anche Giove ha mostrato varie bande e una grande macchia rossa decisamente evidente. In queste particolari osservazioni, non avendo potuto utilizzare gli oculari Oberwerk da 7 mm di diametro, ho apprezzato molto la resa dei miei vecchi Takashi LE da 7,5 e 5 mm, non tanto per le loro prestazioni ottiche, che sono un po' inferiori agli ortoscopici, ma per la presenza di un barilotto liscio che non ha creato scollimazioni, come invece mi è capitato utilizzando dei vecchi Vixen LV a cui ho dovuto fare una piccola modifica con del nastro adesivo. È giunto il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti dell'Oberwerk BT 127. Tra i pregi mi sento di citare comunque il prezzo di acquisto, perché mi pare ottimo per avere un tripletto di questa qualità. È leggero e compatto per essere dotato appunto di un'ottica del genere di un diametro da 127 mm. Ha un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica ed è molto nitido e contrastato. La valigia trolley, inoltre con le rotelle in dotazione, mi è parsa indispensabile ed è un binocolo adatto anche alle osservazioni ad alti ingrandimenti di luna e pianeta. Insomma, la resa ottica è globalmente superiore ai classici binocoli acromatici, ma anche a quelli definiti HD. Per quanto riguarda invece i difetti, mi sento di citare personalmente che il sistema di messa a fuoco predilige oculari con barilotto liscio. Visto il peso degli obiettivi, consiglierei inoltre all'acquirente di optare per un ritiro, se possibile, in sede, piuttosto che affidarlo alle cure spesso non amorevoli dei corrieri. Il sistema di aggancio della forcella non consente di bilanciare il binocolo. In definitiva, ritengo che con il BT 127 Oberwerk sia riuscito a ottenere un binocolo con una resa ottica molto più simile a quella di un binoscopio, dotato, come sapete, di due rifrattori astronomici. L'ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica, l'alta nitidezza e l'eccellente contrasto non faranno mai rimpiangerne l'acquisto. Un binocolo del genere con ottiche di questa qualità, quando ben collimato, è in grado di fornire delle prestazioni lunarie e planetarie molto simili a quelle di telescopi molto più specializzati. Insomma, avrete compreso che ho apprezzato tantissimo questo binocolo, soprattutto per l'utilizzo astronomico. Ringrazio Kevin Busarov di Oberwerk.com e Pietro Romagnoni di Oberwerk Europe per aver messo a disposizione questo esemplare, lasciandomi libero di citare le mie impressioni imparziali. Io vi saluto, vi aspetto come sempre sul sito binomania.it, sul forum e su tutti i social ufficiali. Se ancora non l'avete fatto, potete iscrivervi a questo canale
premendo sull'icona qui in alto. Buone osservazioni a tutti voi. Da Pier Giovanni Salimbeni. Ciao ragazzi!